Christmas is all about? Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Virgimas. Sto con gli occhiali di Rocco perché sto in condizioni impresentabili. Perché stamattina, vi giuro, mi sono svegliata, ma a parte che sono stata poco da lui, quindi non c'era molto da riprendere. Quel poco che c'era da riprendere ve l'ho fatto vedere, insomma. Adesso mi starei accompagnando a casa perché il signorino qui deve studiare. E quindi niente, appena arrivo a casa vi faccio vedere tutte le cose che devo fare anch'io. Allora, sono arrivata a casa. Come potete vedere, la stanza già dal letto è abbastanza disordinata. Sì, un po' orribile, ma la sistemerò più tardi. Perché oggi devo fare un po' di cose, quindi cerco di organizzarmi step by step. La prima cosa, mi faccio la doccia senza capelli, perché poi dopo non mi va di farla, quindi la faccio al volissimo adesso. Devo farla veramente al volissimo, perché poi mi truccherò con voi per poi realizzare dei contenuti. E qui su YouTube vi voglio far vedere l'acconciatura che voglio andare a fare oggi, che è bella impegnativa, quindi mi devo sbrigare, anche perché devo cercare di fare tutto entro la luce del sole, è vera, che è molto bella, perché oggi c'è una bellissima luce, no? C'è un bellissimo tempo, quindi vorrei sfruttarlo. Quindi mi devo sbrigare in breve. Questo per collegarmi ai Virgimas precedenti. Questo appunto è il bagno in schiuma che utilizzo, che è collegato al profumo che ho comprato. Ok, doccia fatta, appunto senza capelli. Mi sento assolutamente meglio, mi sento molto più produttiva. Infatti, come sapete, per me la doccia è proprio un salvavita, perché ogni volta che non mi va di fare qualcosa, la mattina non mi va di andare all'università, mi sveglio, doccia e sto a posto. Comunque, io dovete sapere che sono fissata con questi profumatori di ambienti che trovate da casa nuova, si chiama Maggi. E ora devo girare questo che sta in bagno, che è una bellissima e divertentissima storia dietro. Perché è successo che praticamente io volevo comprare la versione questa qua grande di Maggi Milano alla vaniglia pura. Invece l'ho ordinata alla vaniglia e fiori d'arancia, quindi l'ho messa in bagno invece che in camera, perché adesso vi faccio vedere quello che tengo in camera. Questo è appunto quello che tengo in camera, che è buonissimo, però come potete vedere è la versione piccola, quindi devo trovare quella grande. Allora, adesso vi farò il tutorial di questa acconciatura. Praticamente ho messo la piastra a riscaldare, che questa piastra va assolutamente cambiata perché mi trovo malissimo, perché vedete che questa cosa qua, che io però non uso, comunque vado a girare il capello là, quindi non fateci caso magari. Quindi, visto che questa acconciatura secondo me con i capelli lisci non dà lo stesso effetto, li vado ad arricciare. Partiamo dal presupposto che i capelli sono abbastanza sporchi, però volevo lavarli domani, quindi per questo sto facendo questa acconciatura. In più già la volevo fare, ecco, i capelli puliti non viene. Devo assolutamente pettinarli prima di andare a fare qualunque tipo di cosa. E sarà la parte un po' più dolorosa del processo, perché veramente sono pieni di nodi. Li pettino mantenendo sempre la mia riga, che vabbè è al centro, però per l'acconciatura serve tenerla comunque al centro. Non voglio pensare a quanti capelli sto perdendo mentre sto facendo questa cosa. Anche se questa spazza in teoria non dovrebbe strapparli, ma io sento che li strappa lo stesso. Ok, dopo questa scena di pura sofferenza, vado ad arricciare i capelli. Allora, li vado a dividere, madonna che brutti, in due parti. Questo processo avrei potuto tranquillamente saltarlo, però sono abituata a farli così, quindi li faccio così. Allora, vi faccio vedere come faccio i ricci. Prendo una ciocca di capelli. Se avete una piastra senza appunto questo beccuccio sarebbe meglio, ma comunque vado a rotolare in questa direzione tutto il capello sul ferro, che sta ovviamente bollente. Li tengo per qualche secondo, in questo modo. Poi lascio il capello e lo lascio così senza toccarlo. A volte tiro anche un po', poi dipende dalla piega. In questo momento non mi interessa che vengano proprio ricci perfetti, quindi vado un po' veloce. Poi, alla fine, una volta che li avremo fatti tutti, andremo ad aprirli. E quello è un po' il segreto di fare una bella piega, perché se la volete un po' più mossa, allora no, non vale questo discorso. Però per farlo, insomma, come faccio sempre io, uso questa tecnica. E da quest'altra parte invece c'è un'altra direzione, ossia verso l'interno. Vedete? I guess I really don't know what Christmas is all about. Ok, allora, diciamo che così vanno bene. Ovviamente di solito faccio anche il ciuffo davanti, ma in questo caso, essendo che andrò a metterlo qui, non ha molto senso farlo. Una volta che si saranno un po' freddati, vado ad aprire. In questo caso li apro con le mani. Poi vabbè, di solito metto la testa in giù, che poi in realtà rispetto al solito sono venuti veramente bene. Cioè, non mi vengono così solitamente. E vado a dividere i capelli in due sezioni. In questa fase, diciamo, scegliamo quanti capelli e gli diamo un po'
la forma. Li vado a legare un po' alla caso inizialmente, no? Perché alla caso, perché adesso dobbiamo andare a mettere il gel. Io di gel utilizzo questo qua di Garnier extra forte. Lo metto un po' sulla mano, lo metto un po' sull'altra e vado subito da qua, inizio a dividere, ok, bene bene questa parte. E piano piano lo devo mettere su tutta la testa, perché se no si vede il gel in alcuni punti e in altri no. Ovviamente meno capelli prendete, più è più semplice questo passaggio. Poi mi si formano questi buchi che sembro pelata. Do un po' la forma tirando. A questo punto la parte più difficile da fare è andare a tirare qua, ok? In questo modo. Proprio da fare questo effetto. Ora, in questo caso è stato meno complicato dell'altra volta, forse perché ho preso meno capelli, però l'altra volta mi si formava il bozzetto qua, che non è molto carino. A me fa impazzire, vabbè, forse così un po' non rende, ma mi piace veramente tantissimo. Forse avrei dovuto prendere un po' più capelli, perché ne ho presi un po' pochi rispetto all'altra volta, però secondo me ci sta molto. Allora, ho registrato un po' di contenuti, comunque l'acconciatura è rimasta così e io la amo, ve lo giuro, mi piace troppo. Comunque, questo è l'outfit per stare a casa, anche a casa con stile. E vabbè, qua lasciate stare su questo foglio, mi sono fatta la scaletta di tutte le cose che devo fare, pensate come sto messa. E ovviamente prima di... devo editare il video che uscirà oggi, quindi visto che ancora non l'ho fatto. Prima di fare qualunque altra cosa voglio sistemare la stanza, perché sennò non lo faccio più. E visto che qui ho il calendario dell'avvento, intanto apro la candela di oggi, così ci vediamo subito il pensiero e la posso mettere a posto. Ovviamente, per chi non lo sa, calendario Sephora. Si sta scaricando anche la batteria della videocamera. Una matita di Make Up Forever, che dovrebbe essere molto buona come marca. Non capisco se è marrone. Adesso carico la videocamera e poi vediamo. È una matita apparentemente marrone. Però se la proviamo sulla mano è oro con i brillantini. La proverò anche se non so in quale, forse a Natale, a Capodanno la potrei utilizzare come eyeliner, non lo so, proveremo. Allora, sono distrutta, ho provato questa canzone una ventina di volte, ve lo... ma una ventina, magari una ventina. È dalle 8 che sto qua, sono le 9. E la canzone di base non è un problema, il problema della canzone è che io non capisco perché quando appoggio il telefono qui sulla scrivania. E visto che, non so, per farvi vedere la situazione, c'è tipo lo specchio, qua c'è Alexa da dove tengo la musica, si crea tipo una situazione strana e la mia voce, se faccio degli acuti, sembra che fa un'altra nota, cioè se io faccio una nota sembra che ne fa un'altra. Quindi sono stata 3 ore qua e forse l'ho fatta, ma visto che questa canzone, cioè in questa canzone faccio abbastanza acuti, mi stanno fischiando le orecchie, quindi prima mangio e poi continuo, cioè scelgo quella che mi piace di più. Comunque per cena mamma ha fatto la pizza, quindi mi mangerò la pizza e niente. Allora, visto che tra 20 minuti devo uscire, cioè io, la follia, cioè io sto uscendo con questo freddo e con un sonno allucinante, però quando decido che devo uscire. Allora, l'outfit che ho in mente nella mia testa, almeno nella mia testa, è pazzesco. Una cosa mezza tranquilla e mezza elegante, ossia questa magliettina con cui morirò di freddo. Vedete che è trasparente e sotto ci metto ovviamente il reggiseno, fatto però così, ok, tipo un bralette, perfetto, e sotto tipo un jeans e sotto lo stivale con il tacco. Raga, questo outfit è pazzesco, così, ovviamente interno non riesco a farvelo vedere, però i pantaloni sono molto larghi, cioè cadono molto larghi sotto, e come scarpe appunto ho questi stivaletti con il tacco neri. Sono totalmente innamorata di tutto ciò. L'unica cosa è che penso che avrò freddo, anche se comunque sopra voglio mettere il montone, quindi vi do anche un axe. Ho questo cardigan fatto così, tipo con i bottoncini. Lo metto sotto il giacchetto, così, e poi me lo tolgo. Ok, sono pronta per uscire. Come potete vedere, ho messo il montone, borsetta abbinata ovviamente nera, e sono pronta per uscire. Sono appena arrivata a casa, non posso strillare perché qui dormono tutti ed è abbastanza tardino. Mi sono appena messa il pigiama, questa è l'edizione, e non vi faccio vedere tutta la parte dello struccaggio, anche perché ve l'ho fatta vedere già nel video che ho fatto qua sempre di pigiama, se lo trovate nella playlist. Ok, sto applicando l'olio sui capelli e già si può notare la grandissima differenza. Lo metto ovviamente solo sulle punte perché sennò mi sporcano più di quanto sono già sporchi. L'olio in questione è il Nashi. Infine il profumino, ovviamente non può
vuoi mancare. Adesso io sono pronta per andare a Ninna, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di seguirmi sia su Instagram che su TikTok, che mi chiamo così. Vi mando un bacione enorme e ci vediamo domani al prossimo Virtimas. Ciao!